sono Giovanni di Braccio, una cinquantina di capi bovini, e volevo dire che quello bello che diceva, fa piacere vedere i frutti qua, una riunione che coinvolge. Una riunione che coinvolge secondo me perché siamo all'esasperazione. Siamo arrivati qua a parlare del lupo. Anni fa avevamo i danni dei cinghiali, questa del ridotto cervo che sembrava che fosse bello da vedere nei prati, che poi fortunatamente sono stati abbattuti dei numeri abbastanza consistenti, quindi attualmente sembra che dia qualche meno problema. Adesso è arrivato il lupo. Il lupo, come diceva Ghio, va isolato in un posto dove stare. E abbiamo la vicina riserva dell'altra valle, dove penso che possa già andare bene, non c'era il caso di mandarlo in mai, solo per questo. Il fatto che siamo qua un po' caldi, un po' esasperati, un po' tanto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare l'orso bruno? Che fra un po' arriva pure quello, perché tanto siamo pochi, contiamo niente, siamo in pochi, però siamo montanari e siamo tenaci. Siamo qua perché siamo esasperati, siamo gente che è capace, come qualcuno ha detto, ad arrangiarsi. Adesso ci troviamo qua con tutti questi problemi, oltretutto c'è crisi, i soldi ci sono pochi, la strada sta andando giù. Io mi chiedo io ho 3 figli, mia figlia va a scuola a Cuneo, le magistrali, e viaggia, e abbiamo la strada che va giù, ci saranno ancora i soldi per aggiustarla? Secondo la mia volta che arriva un giorno, sarà tutto un fai da te. Cado un muretto, se vogliamo restare qua ce lo facciamo. L'asfalto non ne parliamo, perché l'asfalto non so se verrà poi ancora ripristinato come negli anni passati. Sono tutti problemi grandi, problemi dove la montagna, purtroppo sottolineato molto pesantemente, non è mai stata considerata, perché con un popolo tenace, un popolo, perché se non fossimo così non vivremmo in montagna, perché la montagna vista dai politici 15 giorni, una settimana, respirare era bella, è una bella cosa, ci sono delle, la nostra valle poi c'è dei posti che sono splendidi in confronto a tanti altri posti, abbiamo una valle bellissima, ancora selvaggia, tutto va bene, però non basta, questo non basta. Bisogna guardare il montanaro di per sé com'è. Noi siamo qua tutti esasperati perché qualcosa non funziona. E il mio dubbio è funzionerà ancora? Se non ha funzionato, qui siamo arrivati al punto che a stare la vuota chiudiamo le porte. Siamo pochi. Io non so con la crisi che c'è se funzionerà ancora. Innanzitutto io penso che bisogna mettersi in testa a livello legislativo che la montagna va classificata montagna, non possiamo fare una legge che è uguale per tutti. Vabbè che il montanaro ci avrà qualche diciamo, sa, ha classificato magari in certi posti pagare qualcosa di meno, però non è questo che risolve il problema. Montagna, il territorio montano, come diceva lui, con questo ripartimento nazionale, Busca ha preso una cifra, Scalosi ne ha preso una briccia. Pure montagna, pure Busca. Dobbiamo partire a dire quella è montagna e quella no. Quella è la prima cosa da tagliare. Però c'è secondo me un grosso dubbio, c'è. Non so se ce la faremo ancora, perché secondo me è troppo tardi. Bisogna essere ottimisti, però diamoci da fare tutti insieme. Noi ci siamo, ma dobbiamo farci essere anche chi di dovere, i politici, perché altrimenti, poi per carità, andiamo dove tocca, siamo in poco, contiamo poco. Non lo so.